Sono a corto di energie, è ora di andare a letto. Oggi è stata una giornata fantastica. Accendiamo i sogni d'oro per Riley. Bene, il turno è finito, finalmente. Evviva, sono libera, andiamo a divertirci. Non posso, tesoro, siamo distrutti. Certo, sempre la solita storia. Beh, un attimo, allora svegliamo Riley. Cosa? No, non toccare quel pulsante. Per favore, no. Oh, sta ancora dormendo. Non puoi fare così. Va bene, va bene. Ti teniamo d'occhio. Allora mi metterò a fare un casino con i ricordi. No! Sono fighissimi, prendi. Fai attenzione, fermati. Guarda questo. No! Codice rosso. Abbiamo pochi secondi per premere il pulsante. Ce l'ho fatta. Ci è mancato poco. Ups. Piccola. Tesoro, non farti saltare il fusibile. Va bene. Rimettiamo a posto le sfere della memoria. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Andrà tutto bene. Ho un piano. Faccio un pisolino. Chi mi chiama? Pronto? Ehi, vuoi vedere la tua nipotina? Ma certo, non vedo l'ora. Dammi la mano. Mi avvaglio. Subito. Ok, va bene. Ecco qua. So che ti piace stare dalla nonna. Un attimo, ho dimenticato le mie cose. Molto meglio. Adoro lavorare a maglia. Chi bussa alla porta? Deve essere la nipotina. Me la ricordo quando era piccola piccola. La nostra bambina ha un grande appetito. Ed ecco la nonna. Ha portato i regalini per la nipotina. Cos'è questo? Le sue valigie. Che siano sempre con lei. Ma non deve andare da nessuna parte. Beh, tutto a suo tempo. Ah, che bei tempi. Oh, siete già qui. Ehi, nonna. Basta con i ricordi. Non iniziare a brontolare. Oh, quasi dimenticavo. Ti ho fatto un maglioncino. Grazie, non è proprio alla moda, ma va bene. Provalo. Va bene, nonna, lo faccio solo per te. Come sta? È molto morbido. Wow! Ti sta benissimo. Se non vi dispiace, modifico un po' il design. Beh, ora è perfetto. Lei adora l'arancione. Ottimo lavoro, tesoro. Che fashionista. Lo indosserò. Perché siete così felici? Solo... Dobbiamo andare. Andiamo. Mi fanno impazzire. Tesoro, che ne dici di un abbraccio d'addio? No, voglio abbracciare la nonna. Va bene, allora. Siamo in ritardo. Ciao, ci vediamo presto. Tesoro, aggiornami. Che succede? Controlliamo Riley. Va tutto bene, sta ancora dormendo. Abbiamo molto da fare oggi. Dobbiamo spostare tutti i brutti ricordi in un magazzino. Wow, questo è un compito importante. Ci aspetta un sacco di lavoro. Niente di grave, possiamo gestirlo. Ecco, ho trovato un brutto ricordo. Aspetta! Oh, vattene subito. Basta, io odio la scuola. Bene, prendilo. Questo va in magazzino, ciao ciao. Ed eccone altri. Mi sbarazzerà di loro. E ora il prossimo. Dammelo. Non spaventeranno più Riley. Ce ne sono un sacco. Abbiamo bisogno di rinforzi. Un attimo, hai ragione. Dov'è il pulsante antipanico? Eccolo. SOS. Ehi. Avete bisogno di aiuto? Ci farebbe comodo. Guarda laggiù. Porta i tuoi ricordi fuori da qui. Non è un problema. Me ne occupo subito. Ma questo potrebbe essere un problema. Meglio tirare lo sciacquone. Avete litigato di nuovo, voi tre? Non parliamo di questo. Preferisco disfare le valigie. Vediamo cosa ho portato questa volta. Oh, è il mio elefantino preferito. Nonna, guarda come balla. Non è divertente? Andiamo al parco divertimenti con lui. Andrà sulle montagne russe. Ok, basta. Sono stufa di giocare con lui. È ora di aprire la prossima valigia. Oh, è Pouchy! Che ci sarà qui dentro? Un pomodoro! Che cosa da sfigati! La nonna non dorme, chi è? Oh, un pomodorino, che buono! Che altro c'è? Vediamo subito! Odio le rane! Presa! A me piacciono! Mi viene voglia di baciarla! Oh no, che ho fatto? Mio principe, mi hai salvata! Ma dov'è il principe? Beh, ci sono io. Perché mi hai baciata?
Ho indossato il mio abito da sposa per niente. Che c'è di incastrato qui dentro? Oh no, è dinamite, questa non mi serve. Oh, cara, mia cara, facciamo un patto. Per favore, non esplodere. Sei una vera amica. È rimasta solo questa valigia. Wow, c'è un vero telefono. Devo chiamare i miei. Devo scusarmi per il mio comportamento. Mamma, pronto? Mi dispiace. Tesoro, non è un buon momento. Va tutto bene, però mi sono fatta un po' male. Allarme attivato! È ora di raccogliere i brutti ricordi. Non hanno mai tempo per me. Tu e papà non mi volete bene, non è giusto! Io farò dei calzini a maglia. A nessuno importa di me. Povera ragazza, mi spezza il cuore. Che posso fare? Ci sono, la creatività la salverà. Tesoro, non piangere, vieni con me. Voglio farti vedere una cosa. Ok, andiamo. Questo è un cavalletto. Forte! Puoi dipingerci sopra tutto quello che vuoi. Prova! Ok, quindi che posso dipingere? Sembriamo così felici in quelle foto. Ho un'idea geniale! Un quadro in vendita. Vi piacerebbe comprarlo? Ho guadagnato un sacco di ricordi felici. Dovrebbero bastare. Così mamma e papà non dovranno più lavorare. Funzionerà di sicuro. È ora di iniziare a dipingere. Riuscirò a riconquistare l'attenzione dei miei. Che nipote di talento che ho! Ancora un po'. Ah, fatto. Che succede? Non risponde. Forse è arrabbiata con noi. Davvero? Più arrabbiata di quanto già è? Che sta succedendo? C'è qualcosa che non va con Riley. Oh no, sta avendo un incubo. Sono venuto per te. Aiutatemi! Dobbiamo salvarla subito! Lasciatemi andare! C'è un fantasma nella mia stanza! Accendete la luce! Ma dov'è? Sotto il letto? Non c'è nessuno! Prenderò un peluche e mi farà sentire più al sicuro! Fatevi da parte, ci penso io! Brava, ti faccio un applauso. Grazie, lo apprezzo molto. C'è qualcosa che non va. Guardate Riley, sembra davvero spaventata. Ho paura, questi mostri vogliono prendermi. Allontanati dalla console. Perché è tanto difficile con lui? Perché Riley non si calma? Aiuto! Guarda, ho trovato un'installazione con le sue paure infantili. Cosa? Non toccarla. Basta, ho finito, è venuto benissimo. Ora devo solo mettere il cartellino del prezzo, varrà 100 ricordi felici. Nonna, il quadro è pronto. Bene, si è addormentata. Io vado a vendere il quadro. Non svegliamo la nonna. Ha funzionato, sta ancora dormendo. Ma un attimo, ho dimenticato di nuovo le valigie, devo sbrigarmi. Chi c'è? Fatti vedere subito. Dov'è finita ansia? Tesoro, stai giocando a nascondino con me? Le sue valigie sono sparite. Ma ha dimenticato il telefono. Non ho scelta, devo chiamare i suoi genitori. Ti richiamo più tardi. Gioia, calmati. Distruggerò questa installazione. Ascoltatemi una volta per tutte. Vostra figlia è scomparsa. Che ha detto? No! È così spaventata ora. E adesso? Come abbiamo fatto? Siamo dei pessimi genitori. Tesoro, la troveremo. Dov'è la nostra piccola ansia? Guarda, è l'installazione sull'infanzia di Riley. Sta reagendo. Ciao, mi sentite? Lo ripeto, vostra figlia è scomparsa. Non ho capito. Un attimo, sì, ce ne occupiamo noi. La troveremo. Vi aiuterò. No, qualcuno deve gestire Riley. D'accordo. Okay. Sì, signore, prendo il controllo. Dove posso trovare degli acquirenti? Il mio quadro ha bisogno di pubblicità. Ho un'idea. Appenderò un cartello qui. Mostrerà dove si trova il miglior dipinto del mondo. Ora devo solo chiamare i vicini. È ora di andare. Chi è là? Che diavolo è? Molto interessante, andiamo a vedere il quadro, andiamo! Perché i vicini fanno tanto rumore? Quel cartello prima non c'era. Che significa tutto questo?
Quadro in vendita, ciao! Vuoi comprare il mio quadro? Voglio solo che i miei genitori non lavorino più! Che idea sciocca! Che sognatrice, buona fortuna! Tornate qui! Andiamo a chiedere ai vicini. Nonna, che ci fai tu qui? Dove è andata nostra figlia? L'indizio è qui. Che significa? È semplice. Le ho mostrato il cavalletto e le ho detto di dipingere qualcosa e ora lei è andata a vendere il quadro. Quindi dobbiamo cercarla fuori. È ora di lasciare questo posto e il mio piano non ha funzionato. Mamma, papà, vi voglio bene. Che famiglia felice. Guardatela, è così triste. Comprate il mio quadro. È davvero dolce. Quanto costa? Non abbiamo così tanti ricordi felici. Mi dispiace, quelli non bastano. Mamma, papà, possiamo adottarla? Vieni con noi. Ci devo pensare un attimo. I tuoi capelli sono così belli. Siamo una grande famiglia. Il mio sogno si è avverato, non ho più bisogno di questo quadro. Un attimo. Il quadro di mia nipote non deve essere gettato in terra. L'abbiamo trovata! Dacci la mano, allontanatevi da lei. Tesoro, eravamo così preoccupati. Sono felice di vedere la nonna. La nonna ti vuole bene. E adesso che facciamo? Ma che succede? Non vi vergognate? Cosa? Vergognatevi, siete terribili, disgustosi, avete dei problemi. Sì, ce li abbiamo. Volete scatenare una rissa di famiglia? Che cos'è? Hanno ragione. Non abbiamo prestato attenzione a nostra figlia, perdonaci. Ho bisogno di più attenzione da parte vostra. Sistemeremo tutto. Ora mi sento meglio. Andiamo a casa. Facciamo ufficialmente pace. Niente più litigi, evviva! Ora va meglio, ora possiamo tornare indietro. A che giochiamo adesso? Un attimo, abbiamo quasi dimenticato le valigie. Eccoci qua. Grazie per averci aiutato a trovarla. Mi sono appena ricordata una cosa. Ora basta con i ricordi. Abbiamo tutti avuto una lunga giornata. Ciao, nonna. Ma come fa ad avere tanti ricordi? Siamo felici che tu stia bene. Andiamo a casa. Un attimo. Ho paura. Controlliamo che sta facendo Riley. Non va bene. Ho davvero paura. Mamma! Che dobbiamo fare? Lo so, mamma. Dammi la mano. Tu sei un genio, manderemo a Riley il nostro amore. Tesoro, perché stai piangendo? Non aver paura, la mamma è qui. Vuoi che ti legga una storia? Sì, grazie. Allora ascolta attentamente. C'era una volta una principessa. Famiglia, ce l'abbiamo fatta. Dove sono? Avete trovato vostra figlia, congratulazioni. Abbiamo messo in archivio tutti i brutti ricordi, missione compiuta. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Un attimo, la console ora è sotto il nostro controllo. Ciao! Cosa? Torna qui! Lasciatemi in pace! Prova a trovare la tua classe senza occhiali e non fare tardi! Noi non frequentiamo le nerd! La campanella! Andiamo! Ma che cosa gli ho fatto? Non riesco a vedere niente! Tempo di sofferenza e dolore! Ciao! Piacere di conoscervi, sono Ansia! Nessuno ti ha invitata. Oh, andiamo. Saremo amici. Forse, saremo anche nemici. Un attimo. Tu devi essere Joy, acconciatura fantastica. Oh, questa cosa mi fa rabbrividire. Ed ecco il nostro timidone. Sono felice di vederti. Non così vicino. Oh, che bella stretta. Non guardarmi. Ho bisogno di te, vieni. Non lo so. Devo premere. Ok, ci provo. Ottimo lavoro, controlliamo! Tutti hanno visto il mio imbarazzo e ora non voglio più andare in classe. Ma non ho scelta, devo andarci. Scusate, sono in ritardo, posso entrare? Ecco la nerd! Lily, ma dove eri finita? Mi sono persa! Riesci a trovare la strada per la lavagna? Sì, signora Reed, sto arrivando! Mi aiutate, per favore? Ci metterà nei guai! Non preoccuparti, io conosco la risposta. Sei una vera amica. Guarda qua. Ecco qui, perdente. Lo sapevo. Guarda, sta per piangere. Smettetela di fare casino. Non so come risolvere questo problema. Perché devi venire in orario. Ora siediti. F.
Non è giusto! Non è colpa mia! Chi è adesso? Un attimo, state in silenzio! Mi sei mancato anche tu! Ah, che brutta studentessa! Oh, aspetta! Vattene da qui! Ora basta, basta! Odio la scuola! Non ci voglio più venire! Ehi, un attimo! Mi sei d'intralcio! È abbastanza in imbarazzo! Lavoriamo insieme, imbarazzo ansioso? Sei un genio! Studierò a casa! Sono di nuovo loro! Hai trovato un posto migliore, vedo! Restatene lì! Perché mi seguono sempre? Oh, è ora di mangiare! Forse il cibo migliorerà il mio umore! Fantastico, il mio cheeseburger preferito! Questo posto è occupato! Va bene, mi siederò da sola! Sembra che Superman abbia sigillato il mio cestino! Finalmente! Che c'è qui dentro? Puzza! Lo sapevo, i nerd mangiano l'erba! Beh, almeno è sano! I ragazzi fighi mangiano gli hamburger! Facciamole uno scherzo! Affare fatto! Senti, vuoi provare? Ma certo! Ups! Non di nuovo! Hamburger di polvere! La ricetta speciale! Dove stai andando? Aspetta, ti piacerà! Va tutto bene, Lily! Non hai fame? Voglio andare a casa! Un po' d'ansia! Lasciateci andare, rovinerete tutto! Sono troppo preoccupati, bisogna calmarli! D'accordo! Non ti vergogni a gridare così? È tutto perduto! Risparmiate i vostri nervi! Continuiamo a lavorare! Ehi, Lily! Hai dimenticato il pranzo? L'hamburger polveroso aspetta! Bisogna solo ignorarli! Sedetevi! Oggi faremo un test di matematica! Oh, da dove inizio? È difficile! È il momento dei foglietti! Potete iniziare, il tempo scorre! Dobbiamo farlo in fretta! Per fortuna ho preparato le risposte, devo solo assicurarmi che non mi vedano! Un gioco da ragazzi, sono un professionista dell'imbroglio! La signora Reed non sta guardando! Quanto tempo è rimasto? Vi vedo! Che è quello? Sta arrivando! Sono in ritardo! Fammi vedere il tuo lavoro! Perfetto! Ce l'abbiamo messa tutta! Ha funzionato! Hai preso una A più! Continua così! Lily, stai imbrogliando! Come hai potuto? Cosa? Dovevi scriverlo tu! Beccherai una F! Con un grande meno! La seconda F della giornata! Mi avete incastrata! L'abbiamo salvata! Ottimo lavoro, timido compagno! Ve la farò pagare! Ne ho abbastanza! Non tornerò più! È terribile questa scuola! Non ho amici! Oh no, ho bagnato il mio cuscino! Beh, vorrà dire che dormirò sul bagnato! Sono libero! E adesso che faccio senza di voi? Su con la vita, andrà tutto bene! Non posso fare niente da solo! Stupido cuscino, anche tu mi hai tradito! Non mi arrenderò! Ti asciugherò! Capito? Finalmente, ora sistemerò tutto! Lasciatemi prendere il controllo! Ho un'idea! Posso usarlo anche come microfono! Sapevo che sarebbe andato tutto bene! Ora torniamo al lavoro! Andiamo! Ti schiaccerò! Calmati, testa calda! Basta, te la farò pagare! Sono io che comando! Tenetelo fermo! Ora basta, mi metti in imbarazzo, Lily! Sei licenziato! Fate una pausa, prendete un po' d'aria! Lasciateci andare! La vecchia squadra è tornata, sistemiamo tutto! Potrei fare la cantante, così farei dei concerti! Niente più scuola! Ciu! Eccoci qua, ciao! Chi siete? Siamo le tue emozioni! È molto strano! Ti aiuteremo! Bisogna iniziare con l'autodifesa! Sono pronta! Dovete colpire Lily con questi! Lanciate! Che spreco di carta! Il tuo compito è di prenderle tutte e non lasciare che ti colpiscano! Ci proverò! Ora sai come difenderti! E dopo la difesa si passa all'attacco!
Basta violenza. Ti aiuto io. Ho bisogno di assistenti. Le bambole vanno bene. 2 più 2? Quanto? Sono 4 bambole. E se ne aggiungiamo altre 2? Ci sono! Sono 6 bambole. Giusto! Batti un triste 5. Ora tocca a me. Facciamo di te una vera fashionista. Ci sto! Prova questi. Sembro una nonnina. Ci penseremo noi a te. Ecco qua. Troppo stretto. Questo è un fallimento, un flop totale. Oh, un altro tentativo. Bene, a scuola tutti saranno scioccati. È ora di fare colpo su di loro. Un attimo, un'ultima cosa. Questo completerà il look. Ora sei la migliore della scuola. Fatti guardare. E questo è il cibo. Oh, che schifo. Ti sbagli, il cibo sano dà un sacco di forza, visto? Ne voglio un po' anch'io. Non è affatto male. Wow. Ultimo tocco, una manicure moderna. Wow, molto bella. La mia preferita. Aspetta un attimo, Lily, sei splendida. È ora di andare a scuola. Non vedo l'ora di vedere le loro facce. Nascondiamoci. Sono preoccupato. Iniziamo. La nostra Lily è la più bella. Posso farcela? Dammi il tuo zaino, nerd. Parli con me. Wow, sei elegante. Lo so. Ora sì che sei forte. Diventiamo amici. Certo, sono d'accordo. Sto per piangere. Presa, ci hai creduto. Oh, giù le mani. Prendi questo. Ma che... Sparite! È impazzita, andiamo via! Scappate, codardi, scappate! Ecco di cosa sto parlando, li hai distrutti! Devo andare a lezione, andiamo insieme? Sì, andiamo! Allora, iniziamo la lezione! Sei di nuovo in ritardo! Ora se la vedrà con lei! Ma stai benissimo! Ma che fa? Sono pronta a risolvere il compito! Vediamo! Sembra davvero facile! C'è riuscita davvero? Fatto! La risposta è corretta! Ben fatto, Lily! Prendi una A più! Grazie! Oh, un'altra telefonata! Torno subito! State seduti ai banchi! Prendi questo, nerd! È tutto quello che sapete fare, deboli! Ora tocca a me! Oh! E non avvicinatevi più! Forse è stata morsa da qualcuno di figo? Io non l'ho morsa. Hai vinto un altro round! Stiamo lontani da lei. Perfetto, è arrivato il momento del pranzo. Buon appetito! Guarda, sta mangiando di nuovo l'erba. Allora è stata morsa da una mucca. Non capite niente, questo è cibo sano. Mi darà un sacco di forza. Ora vi faccio vedere. Guardate qua. Voi riuscite a farlo? Provateci, mangiatori di hamburger! Sono troppo pieno, non riesco ad alzarmi! Allora, chi è il perdente? Ora vado in classe! State attenti, pancioni! Hai un esame, puoi farcela! Signora Reed, sono qui! Wow, sei puntuale! Sono pronta ad iniziare! Bene, ecco il tuo test! Grazie! È facilissimo! Lo finirò in fretta! Fatto! Già finito! Bene! È tutto corretto! Meriti il massimo dei voti! Signora Reed, devo dirle una cosa! Luna e Brian usano dei foglietti e imbrogliano sempre! Davvero! Grazie per avermelo detto! Sei libera di andare! È ora di andare! Te ne vai di già! La lezione è appena iniziata! Certo! A proposito, vi aspetta una sorpresa! Quale sorpresa? Venite qui! Siamo innocenti! Tirate subito fuori quei foglietti! Adesso! Avete cercato di fregarmi? Chiamerò i vostri genitori! Lily, sei stata bravissima! Il nostro lavoro è finito, è ora di tornare indietro! Grazie! Non ce l'avrei fatta senza di voi! Lasciateci stare, non lo faremo più! Promesso? Certo, lo giuro sul mio imbarazzo! Va bene, vi daremo un'ultima possibilità! Evviva! Che facciamo adesso? Non sono stata ai comandi per molto tempo! Lily ha bisogno di un po' d'ansia!
Stai ricominciando, giù le mani! Che ne sarà di me? Si comportano come se non esistessi. Sembra che debba prendere il controllo delle mie mani. Guardiamo sulla guida. C'è scritto che posso adottarla. Sarò la sua emozione principale. Non ho nessun amico. Mi sento così sola. Sarebbe fantastico averne almeno uno. Ma che le prende? E se fosse malata? Va tutto bene, la aiuteremo noi. Bizzarro, non funziona. E adesso? Non facciamoci prendere dal panico? Chi siete? Ci ha visti! Facciamo conoscenza, io sono Joy. Ciao! Io sono Rabbia, come se non si capisse. Non cominciare, Mini. Io sono a paura. Disgusto. Chi ha inventato queste strette di mano? Non durerei un giorno senza antisettico. Povera bambina, non ha amici. E neanche le emozioni la toccano. Che tristezza. Oh, beh, devo stare un po' attenta al cablaggio. Sono così disgustosa. Disgusto, l'hai fatto di nuovo. Cosa? È la mia reazione naturale. Che abbiamo fatto? Come facciamo? Ho un'idea. Serve un ricordo felice. Guarda qua. Ricordo quel giorno. Stavo passeggiando nel parco con la mia bambola preferita, ma all'improvviso ha iniziato a piovere e un fulmine ha colpito Emily e l'ha rovinata per sempre. Ah, bella giornata, no? Uno dei giorni più tristi della mia vita. Ok, troviamo una soluzione. Ups, non ha funzionato. Sì, ci serve qualcos'altro. Ecco, Bing Bang ci aiuterà. Andiamo, amico. Che elefante carino. Carino. È come se venisse dall'inferno. Nascondiamoci. Ma che problemi ha? Non importa. È un codardo. È meglio giocare. Grazie. Sembra sia servito. Non sta più piangendo. Sì, Mindy, tirati su. Forza, Bingo! Bing Bang non fallisce mai, se ne pentirà. Fantastico, spero almeno non abbia germi. Vai con Bingo! Questa è la mia scarpa! Mamma! Che ha fatto di male Mindy? Voleva solo giocare! Oh no, ha cancellato la lettera. Che peccato. Dobbiamo rispondere. Rabbia, ma che hai fatto? Che succede? Perché io? Stop! Fuori! Sei impotente, eh? Va bene, sto arrivando! Sbrighiamoci! Mindy, torniamo subito! Sulla testa e tu! Vergognati! Dobbiamo fare di tutto per rendere felice Mindy! Joy è furiosa! Dobbiamo tirarla su di morale! Se solo sapessimo come fare, giù quelle mani. E se per essere felice avesse bisogno di essere arrabbiata? Sciocchezze! Felicità è uguale a gioia, sì, come no! Troppe emozioni! Oh, sto diventando pericoloso. Come sta la nostra Mindy? Una tazza di tè profumato e delizioso per me. Gnami! E ora un'altra tazza per... sempre per me! Tanto non ho nessuno con cui giocare. Mi sento così sola. Che tristezza. Non avrò mai amici. Sarò sola per sempre. Oh, Mindy. Che è stato? Stanno litigando? Vediamo. Oh, cielo, corriamo per salvarci. Wow, non sono mai stato al parco da solo. Il parco giochi? Forse lì troverò qualcosa di gioioso. Adoro le bolle. Fantastico! Ups! Attenzione! Mindy non ha questi giocattoli. Hai visto la palla? Questa è la mia occasione. È sparito! Wow! Ehi! Mi dispiace, vi riporterò tutto. Ma dove è andato, mamma? Le mie bolle! Mi è sfuggito per un pelo. Paura, eh? Sì, ciao! Beh, ciao! Ma che sta succedendo? Ragazzi, diamoci una calmata. Pensi di essere intelligente? Che ti ha fatto quella brutta? Preparati, aspetta, è vero, prepariamo qualcosa di buono. Ora basta. Ok, facciamo pace, ti ascolto. Allora, il buon cibo ci tirerà su di morale? Ci siamo. Per prima cosa, vediamo a cosa è affezionata Mindy. Ho trovato un ricordo perfetto. Quanto formaggio, così buono.
Oh, e pizza sia! Ma certo, la ricetta dovrebbe essere eccola! Allora, abbiamo bisogno di questi ingredienti. Sembra facile, facciamolo! Sì! Speriamo ci sia tutto quello che serve. Ho la pasta e la salsa. Io penso alle verdure, dovrebbero bastare. Ce n'è abbastanza per 10 di Mindy, quindi che è rimasto? Che schifo, salame! Disgusto, sbrigati, abbiamo quasi fatto! Manca solo il tocco finale. Sarò lieta di separarmi. Bene, e ora mettiamola nel microonde. Ci penso io! No, lo farò io! È stata una mia idea! Ho tagliato le verdure! Ehi, chef, mettetela qui! Disgusto ha ragione, facciamolo insieme! Stabiliamo il tempo! Troppo! Ma lo dice la ricetta! Non è corretto! Tu non lo sei! Io lo so! Ma che ti fa pensare di saperlo? Ups! Oh no! Ups! La nostra pizza! O quello che ne rimane! Questo non rallegrerà mai, Mindy! Cos'è questo suono? Guarda cosa ho portato! Palloncini! Belli, ma non sono niente di che! Aspetta, che ne dici delle bolle di sapone? Sembrano carine, posso? Certo, fai pure! Soffia pure quanto vuoi! Beh, proviamo! No, non sono più contenta! Oh, d'accordo, ma c'è dell'altro! Se solo funzionasse! È da un po' che non faccio il giocoliere! Hop, hop, niente male! Voglio farlo anch'io! Stai avendo... Ups! Oh! Quindi il ragazzo non ha più paura! Fa caldo! Che ho fatto? Devo subito risolvere il problema. Aspetta, Mindy, torno subito. Sì, questo è un capolavoro. Oh, paura, ma dove sei finito? Ho tutto sotto controllo. Cosa? Ghiaccio, ghiaccio, dovrebbe essere qui. Trovato. Ho bisogno di un tovagliolo. Ora va meglio, andiamo. Dove? Vediamo. Oggi si comporta in modo strano. Beh, aspetta, Mindy. Farò attenzione. Bene, come nuova. Mi dispiace, non volevo farti del male. No! Ok, è il momento di restituire i giocattoli. Tornerò presto e penserò a qualcos'altro. Ha perso la testa. Beh, noi non siamo migliori, sì, lo so. Abbiamo bisogno di un nuovo piano. Cos'è quello? È geniale! Qualsiasi bambino sarebbe felice di mangiare caramelle. Che c'è? Ecco che c'è! Un bouquet! Può aumentare l'effetto! Ma certo, ottima idea! Sei con noi? Va bene, tanto non potete farlo senza di me! Una presentazione migliore porta più gioia! Ed ecco qua! Ho rovinato tutto! Ma va tutto bene! Tieni duro, Mindy! I miei palloncini! Oh no, che tristezza! Sono qui! Ecco, tieni! Oh, finalmente! I miei palloncini! Grazie, evviva! Perché? Ehi, ragazzo! Ti do tutto quello che ho preso! Davvero? Tieni! Urrà! È fatta! Ma che faccio con Mindy? Ci sono! E ora la cosa più difficile! Zucchero filato fresco! Meno male, lo prendo! È mio! Chi vuole lo zucchero filato? Io! 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 Allora prendetelo! Il mio zucchero filato! Conservane un po'! Fantastico, Mindy adorerà questo regalo! E ora una decorazione! Che bel piatto, no? L'ho fatto io! Ora firmiamolo! Splendido! Aspetta, Mindy! Stare da soli è noioso! Ehi, Bang! Guardiamo insieme i video di Oki Toki! Mindy, abbiamo qualcosa per te! Ecco! Dolcetti! Adoro il cioccolato! Lo mangerei tutto! Strano! La guancia mi prude! Sono allergica ai dolci! Abbiamo fallito di nuovo! Anche se... Datemi quel bouquet! Curerò il mio bingo! Sì! Mangia, amico! Se solo fossi reale! Basta, mi arrendo! È solo un fallimento, no? Mindy, sono qui! Voilà! Questi sono per te! Oh, figo! Dove siamo? Ta-da! Wow, quanti sono! Ciao! Ehi, ragazzi!
ciao. Sì. Oh, ciao anche a voi. Ciao, sono Mindy. Ragazzi, volete delle caramelle? Ci puoi scommettere. Oh, aspetta, palloncino. Ne mangerei un bel po'. Condividiamo. Beh, ora va molto meglio. Perché li hai portati? Ora vedrai. Oh, quante cose belle! Non dimenticare te! Mindy è sempre più felice! Gli amici sono tutto ciò che ha sempre desiderato! Mindy, sei così divertente! Adoro gli elefanti! Questo è così carino! Oh, sono un elefante! Wow! Oh, anche noi amiamo Oki Toki! Mindy si sta divertendo! Oh, avanti! Perché questo pulsante non funziona? Deve essersi rotto! Da quando ci sono questi amici non c'è più spazio per la tristezza! Ho capito, questo è molto triste, però sto bene! Aspetterò che Mindy cresca! Mindy è così felice! Ottimo lavoro, paura! Sono d'accordo! Oh, che succede? Urrà! Siamo a casa! Ora è tutto fantastico! Ma dov'è tristezza? Sono qui. Ma noi non possiamo fare a meno di te, sei una di noi. Grazie, ma da quando nella vita di Mindy c'è più gioia, non c'è più spazio per me. Ti prometto che ci sarà. Questa è la mia parte preferita di Elemental. Ok, torno subito. Ti aspetto. Allora, che succede qui? Mi ha versato dell'acqua addosso, mamma, aiuto. Oh, siamo alle solite. Wait. Oh, arrivo, cara. Lily lo sta facendo di nuovo. Il fuoco non è un giocattolo per bambini. Spegniamolo. Ma papà, la colpa è la sua. Basta, sei in punizione. Povero piccolo, sei spaventato. Non lo farà più, te lo prometto. Una settimana, no, anzi un mese senza dolci. Vieni qui, vuoi un po' di cioccolato? Domani ti compro un monopattino. Hai sentito? Cosa? Non è giusto! Chiamaci se ti maltratta di nuovo. Sogni d'oro. Ah, guarda com'è carino. Mi vendicherò. Dormi. Ok, ok, sono già sotto le coperte. Buonanotte. Sbrigati, i dolcetti ti aspettano. Ah, un mese senza dolci è così crudele. Ops. Ehi, Brian, c'è un incendio, svegliati! Lasciami in pace, sta dormendo! Alzati! Guarda, è pieno di fiamme! Ehi, alzati! Perché l'hai lanciato? Guarda, guarda qui! Nebbia! Balli bene! Grazie anche tu! Genitori, venite subito! Ancora? Che è successo di nuovo? Sta bruciando tutto, Lily! Non volevo, poteva succedere a chiunque! Quando la smetterai di comportarti così male? Sei solo un problema! Ma io non volevo! Silenzio! Come vuoi! Oh oh, le cose si mettono male! Non avete bisogno di me! Non ci vedremo mai più! Ciao, ciao! A quanto pare abbiamo esagerato. Lily, no! Questo è tutto ciò che resta di lei! La mia piccola stellina, la nostra cara scintilla! Finalmente se n'è andata, ora tutti i giocattoli saranno miei! Ho preso fuoco da sola! C'è qualcuno in casa! Nonna, ci sei? Ciao nipotina, la nonna ha sentito la tua mancanza. Non piangere piccola, wow che bel fuocherello, è ora di fare un barbecue. Ha un profumo delizioso. Serviti pure, gnammi gnammi. Non dovevamo urlarle contro. Dov'è il mio telefono di fuoco? Oh, eccolo, pronto, la nostra bambina è scappata. Oh, ci penso io, arrivo. Buon pomeriggio, il sergente Andrew è al vostro servizio. Oh, agente, nostra figlia, ci aiuti a trovarla. Togliti di mezzo, lasciami lavorare. Nessuna traccia della bambina, sicuramente qui non c'è. Vediamo. Ah, cosa ha colpito? In realtà dovrebbe andare da quella parte, sì, certo. Ci sono prove? No, non ho ancora trovato nulla. Liberate l'area. Ah, impronte come previsto. E portalo qui.
carbone. Qualcosa stava bruciando qui. O qualcuno. Questo è un indizio. Mettiamolo nella busta sigillata. Ah! Qua le impronte continuano. Ancora carbone. Interessante. Questa è la scena del crimine. Scatterò un paio di foto per ricordare. Fatto, uno scatto così bello che lo farò vedere ai miei colleghi.